Ciao a tutti, oggi prepariamo la focaccia barese senza patata. Quindi, in questa ciotola ho messo la semola rimacinata e una piccola parte di farina zero. Andiamo ad aggiungere un grammo di lievito. Questo è un grammo di lievito che scioglierò in un poco di acqua a temperatura ambiente. Sciolto il lievito, lo aggiungo alla farina. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e iniziamo ad impastare aggiungendo poca acqua alla volta. L'impasto deve risultare liscio, omogeneo, ma non troppo morbido. Raccogliamo tutta la farina e aggiungiamo ancora un po' d'acqua. Adesso, a fine impasto, aggiungiamo il sale. Aggiungo il sale e un altro pochino d'acqua. Continuo ad impastare finché non vedo che ha assorbito tutta la farina. Solo a fine impasto aggiungo l'olio, che su questo quantitativo di farina saranno solamente 2 cucchiai di olio, così. Faccio assorbire l'olio continuando ad impastare. Continuate ad impastare finché l'impasto non si presenta così, già bello liscio. Non serve lavorarlo tantissimo, prendete sempre dai bordi e portate al centro. E ora ci fermiamo. Aggiungo solamente un goccio d'olio sulla base, così poi quando verremo a fare le pieghe il nostro impasto sarà bello unto. È facile da lavorare. Ora, questo deve riposare mezz'ora. Copriamo da pellicola, così, al riparo da correnti, quindi magari nel forno spento. Ci vediamo fra mezz'ora per il primo giro di pieghe. Trascorsa la prima mezz'ora, l'impasto si presenterà così. E quindi facciamo il primo giro di pieghe. Prendiamo l'impasto dai bordi, lo alziamo e lo portiamo al centro. E lo facciamo su tutta la circonferenza della focaccia. Come vedete, già dopo il primo giro di pieghe, l'impasto si presenta liscio. Bello. Ora aspettiamo ancora mezz'ora, sempre coperto da pellicola, per fare il secondo giro di pieghe. Ci vediamo fra mezz'ora. Procediamo al secondo giro di pieghe. Prendiamo sempre il nostro impasto dai lati, dai bordi, e lo portiamo al centro. E lo mettiamo a riposare per l'ultima mezz'ora. Fra mezz'ora ci rivediamo per fare l'ultimo giro di pieghe prima della lievitazione. E ora facciamo l'ultimo giro di pieghe.
Aggiungo un filino d'olio alla base, in modo che quando lievita facilmente, e ora lieviterà fino al raddoppio. I tempi del raddoppio naturalmente dipenderanno dalla temperatura ambiente. Una volta arrivato al raddoppio, poi vi dirò quante ore ci ha messo a raddoppiare e a che temperatura è raddoppiato. Ci rivediamo dopo. Questo è il nostro impasto lievitato. E adesso ungo la teglia con un po' d'olio extravergine di oliva. Non vi spaventate, la focaccia richiede l'olio. È così. Ecco, e vado a scaravoltare, oppure lo prendo il mio impasto. Così. Lo stendo con le mani. Vedete le bolle? Spero che si vedano. Questo ha lievitato per 4 ore ad una temperatura di 26 gradi. Vedete? Qui. Ecco qua. Io la sto allargando, come vedete, non stressate troppo la focaccia, altrimenti tutta la lievitazione va a perdersi. E adesso lo andiamo a condire con i pomodori. Condiamo con i pomodori. L'importante è aprire i pomodori direttamente sulla focaccia, così il sughino che ne fuoriesce ricadrà sulla focaccia. Schizzerete un po', ma se fate attenzione, non più di tanto. Quando mettete i pomodori, premete in modo che scendano nella focaccia, così poi in cottura non rischiate di farli bruciare. Essendo una focaccia barese, sarà ricca di pomodori. Vedete le bolle come si vedono ogni volta che io premo? È carina. Continuiamo con i pomodori. Nel frattempo, il nostro impasto continuerà ancora a lievitare. Continuiamo a riempire la focaccia. Deve essere bella piena di pomodori. Questo pomodoro non mi piace, lo togliamo e continuiamo. Forse un altro ancora. E ci siamo. Ok, penso che forse così prendo un altro piccolo e lo vado a mettere qui. Ok. Ora, penso che con i pomodori però continuo ad aggiungerne perché deve essere piena, se no non è una focaccia barese. Ok, ora basta. Aggiungiamo anche le olive. Io sto usando delle leccine, ma andrebbero bene anche delle baresane. Premete sempre per farle andare in basso, e adesso comincia già ad essere bella. Mettiamolo un po' dappertutto in modo che ogni spicchio di focaccia abbia le sue olive. Un'altra 5 sono, le mettiamo tutte. Così, l'abbondanza non ha mai fatto carestia. Così, e qui. Ok? E ora
ora aggiungiamo il sale. Abbondante perché i pomodori non sono salati. L'origano, anche questo abbondante. E l'olio anche in superficie. Così. Adesso inforno la focaccia e ci vediamo tra poco con il risultato. A fra poco. Ed ecco la nostra focaccia appena sfornata. È bollente, quindi la prenderò con la pinza. Come vedete è ben cotta. Adesso la trasferiamo il tagliere e la tagliamo. Si sente? Penso di sì, è croccantissima. Ora la taglio e vi faccio vedere che è sottilissima. È perfetta. Eccola qua. La focaccia barese appena sfornata. Grazie a tutti per avermi seguito. Ciao, alla prossima!